Intanto Andrea Di Carlo ci dice chi è il nostro ospite oggi, il nostro ospite internet. Oggi ci colleghiamo con Vincenzo Squarciafico, un giovane nostro connazionale che vive da 2006 a San Pietroburgo, dove lavora come chef, ma non uno chef qualsiasi, perché lui è uno chef d'eccezione. Pensate che ha cucinato per Demi Moore, Antonio Banderas e ha avuto la fortuna di cucinare anche per Whitney Houston. Allora, carissimo Vincenzo, allora non posso non partire dalle ultime parole che ho sentito pronunciare, perché la curiosità c'è. Che cosa hanno mangiato questi divi di Hollywood da te? Salve. E i divi di Hollywood sono dei golosi della cucina italiana tradizionale. Hanno mangiato il carpaccio, la pasta, i paccheri di Gragnano, le tagliatelle con la zucchina immensa e le vongole, il tiramisù. Basta Vincenzo, che qua io c'ho una fame, lascia stare qui tra la cucina là, e tu che ci racconti queste cose, io adesso svengo tra i divani. Senti, ti volevo dire Vincenzo, tu sei arrivato nel 2006 in Russia, mi pare che tu prima sia stato a Mosca e poi ti sei trasferito a San Pietroburgo. Intanto come ci sei arrivato e perché poi questo trasferimento tra due città molto diverse tra di loro, no? Sì, diciamo che ho fatto un po' di staffetta a Pietroburgo, a Mosca, a Pietroburgo, e adesso ci vivo in entrambi. Diciamo che... praticamente Pietroburgo è la bomboniera della Russia, una città bellissima, di tutto grande, tutto immenso. Io la chiamo un museo a grandezze naturali, una città museo. Invece Mosca è il paese, la città del business, i soldi, soldi, soldi e soldi. Lì la crisi non c'è nel vocabolario. Senti Vincenzo, c'è qualche città italiana che ti ricorda San Pietroburgo? O San Pietroburgo ricorda qualche città italiana? Sì, Pietroburgo sicuramente ha un impatto Venezia, per la storia che ci sono tante isole, tanti canali, e per quanto riguarda invece l'urbanistica mi ricorda in alcuni aspetti il centro storico di Napoli. Io infatti questa storia aiuta anche un po' la nostalgia di noi italiani, perché è stata costruita da architetti italiani, certo, e quindi ci ricorda un po' il nostro paese. Senti Vincenzo, come sono i russi? Perché tu ormai sei lì dal 2006, quindi ti sei dovuto inserire, adattare anche. Rispetto a noi italiani, che tipi di persone sono? Generalmente, insomma, in generale. Ma in generale ne potrei fare anche un po' la differenza tra le due città. Loro in ogni caso sono abbastanza aperti con gli stranieri, sono delle persone abbastanza modeste, sul punto professionale quando ci si lavora insieme c'è un po' da sudare, è un po' dura. In ogni caso Pietroburgo sono molto più aperti per gli stranieri, non hanno il senso di egoismo tra virgolette. Invece Mosca sono veramente molto più freddi, non hanno questa mentalità europea come a Pietroburgo. Senti, un'ultima domanda te la faccio relativamente al tuo settore di attività, cioè all'alimentazione. Com'è la cucina russa? Che generi alimentari utilizzano in particolare? A te piace poi? Sì, a me piace in particolare perché la cucina russa in alcuni aspetti somiglia ad alcune nostre cose, il fatto che loro vanno matti per la carne al barbecue, e qui si chiama un po' diversamente, si chiamano shashlik, sono degli spiedini lunghissimi, grandi, con queste carni marinate a lungo tempo, che sono veramente squisite. Poi man mano che si va a nord del paese ci sono tante zuppe calde e fredde. Io a primo impatto ero un po' freddo ad assaggiare questi piatti, adesso mangio volentieri anche la cucina russa e spesso vado a mangiare nei ristoranti russi o diciamo della cucina caucasica, uzbeka e così via, ecco.
Grazie Vincenzo, buon lavoro, vienici a trovare quando tornerai, perché quel menù che ci hai descritto mi ha incuriosito non poco.